Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ma voi dite di chi? Certo, Fran. E ci andate qua. Mi hanno detto mettiti il camice bianco, ma ci miso camice bianco. Detto questo ragazzi, oggi voglio omaggiare alla grande città di Roma. Oggi facciamo una grande cacio e pepe con tonnarelli. Piatto semplice, che si mangia fatto fare dal pastificio. Piatto semplice e veloce. Oltre a questo, ci vediamo con il chef Frank Chalebum. Vi voglio sempre ringraziare per i commenti che mi fate e qualche commento pure bruttino, però ci sta perché è giusto che sia così. Ho messo l'acqua a bollire, guardate, perché mi serve subito. Anzi, aumentiamo un poco. Allora, detto questo, vi faccio vedere gli ingredienti. Pepe nero, questo lo schiacciamo noi. Pecorino buccia nera e tonnarelli. Tre cose semplici ma buone. La prima cosa da fare, prendiamo il pepe. Ragazzi, se mi riuscite a trovare mortaio, vediamo così come andiamo. Questo si faceva anticamente. Faccio, ma insomma ci stiamo accendendo pure. Ragazzi, siamo pronti! Mettiamo la pentola qui sopra. Ragazzi, date a me, deve venire bello pieno di pepe. Prendiamo un mestolo d'acqua calda, deve essere calda. Accendiamo, facciamo tostare un po' il pepe. Oh, però si sente che è pepe originale, eh. Vedete ragazzi? Un altro pochino. Prendiamo un mestolo d'acqua. Guardate a me. Facciamo evaporare il pepe che ho macinato. Però Enzo mi devi comprare. Oh, hai capito? Mamma mia, si sente un odore stupendo. Su pepe spettacolare. Ce ne metto un altro po'. Da venire proprio bello. Facciamo la crema. Ho messo 220 grammi di pecorino buccia nera. L'ho spento. Mi serve acqua di cottura. E giriamo. Un po' di pepe. Un altro po' acqua di cottura. Deve venire una crema, vedete? Assaggiamo. Mamma mia. I tonnarelli. Ragazzi. Giriamo. Un po' di sale, ma pochissimo perché il pecorino già se per sé è salato. Ovviamente assaggiamo sempre. Gli occhi a cottura sono 5-6 minuti, eh. Mamma mia, sto tonnarelli, che aspetta. E che crema che è venuta. Ecco qua. Vediamo la cottura. Io accendo qui sotto. Spengo qua. Facciamo risottare un po' qui dentro. Bello sti tonnarello, va giù. Va giù, la cacio e pepe ci vuole il tonnarello, eh. Mettiamo un altro po' acqua di cottura. Mamma mia, che sapore. Così adesso, va giù, guardate a me. Camera così, eh. Spengo. Guardate a me la crema, facciamola raffreddare un po'. Sì. Che sia cacio e pepe. Ragazzi, siamo pronti. Imbiettiamo. È un po' più scuro perché ci mise poche pepe più. Sì.
Ragazzi, questa è la mia cacio e pepe. Non la guardate perché è un po' scuro, ho messo un po' di pepe in più. Assaggiamo. Assaggio, ragazzi. Assaggio una poca. Mamma mia. Cremoso. Il sugo c'è. Dopo buono. Assaggia pure tu, dai. Che fa la cacio e pepe di chef? Provo l'assaggio. Piero ce l'hai messo, eh? Sì, eh. È buono, voglio, sono da sentire qui. Delicious, buonissimo. Si è pure raffreddato. Porca miseria. Ragazzi, e che dirvi, il video finisce qua, però purtroppo mio figlio mi deve comprare il mortaio per il pepe, però sul pepe spettacolare. Ragazzi, il video finisce qua, se vi è piaciuto mettete tanti mi piace, un saluto sempre, Chef Franco vi commenta bello. E niente, iscrivetevi al canale di Chef Franco e di Chalebù. Stiamo facendo, siamo un bel progetto, stiamo portando tanti video alla settimana, li variamo, a volte assaggiamo pizze, andiamo a assaggiare i panini, facciamo cucina, campo di calcio di mio figlio. Voglio, io non voglio niente di più, vi dico solo che vi voglio bene, grazie per i commenti che mi fate. Un bacio, alla prossima. Perché? Perché noi, la famiglia Chalebù, si mette più forte. Ciao, non vi scordate.